È partita ieri sera da Montesilvano la marcia di avvicinamento dell'Italia al main round di qualificazione a Euro 2016 che vedrà gli azzurri impegnati a Cosno in Polonia nel marzo dell'anno prossimo. E se come si dice chi bene inizia a metà dell'opera c'è da essere fiduciosi. Contro l'Olanda gli azzurri hanno vinto per 6-1. Nella gara in cui tutti hanno ricordato Corrado Roma, ex tecnico e giocatore del Pescara fra gli anni 80 e gli anni 90, gli azzurri sono stati davvero bravi, soprattutto nella ripresa, piegando la resistenza degli olandesi che nel primo tempo avevano reso difficile la vita alla formazione di mister Menichelli. L'avvio di gara è stato infatti olandese con il gol in apertura di El Morabiti, che fa capire che gli ospiti non sono in Abruzzo in una gita premio. L'Italia si desta, ma sulle conclusioni pericolose degli attaccanti, il portiere Van Bommel è irresistibile. A 30 secondi dal suono della sirena arriva il pareggio azzurro a Cormoreira. La ripresa si apre sulla falsa riga del primo tempo e con gli olandesi a provare a fare la gara. A 3:25 l'occasione più clamorosa capita sui piedi di Seijer che si divora il 2-1. Poi solo Italia con i gol di Canal a 7:47, di De Luca a 8:44, di Jasson, Calderoli e Leggero che chiudono il punteggio sul 6-1. Un risultato importante per la formazione azzurra che ha dimostrato di essere già in palla e questa sera si replica a Teramo sempre alle 20:30 contro la Polonia.